questo virus, essendo completamente sconosciuto alla popolazione umana, galoppa e quindi infetta tante tante persone. Il momento in cui i convalescenti e i guariti che avranno anticorpi inizieranno a essere un numero significativo, ecco l'immunità di gregge ed ecco i semafori rossi. A quel punto il virus smette di galoppare perché non ha più prateria davanti. Professoressa Capua, lei ha detto che è preoccupata e impaurita dalle reazioni, diciamo, delle istituzioni, non dal virus in sé. Che cosa è stato fatto di sbagliato e che cosa bisognerebbe fare di diverso? Guardi, io non posso di certo da qui poi dire, è facile, sa, essere fuori da un laboratorio, fuori da un centro decisionale e dire ah, ma hanno fatto bene, hanno fatto male, quindi guardi, proprio non è il mio stile. Io quello che posso dire è che in questi casi, quando il nemico non si conosce, bisogna essere cauti. E proprio, io credo che proprio in questo caso prevenire è meglio che curare, è proprio la frase che noi dobbiamo tenere in mente. Allora, le misure di contenimento di fronte a un virus di cui non si conosce nulla. La dottoressa dello Spallanzani ha detto noi non conosciamo la malattia, è vero, ma noi non conosciamo neanche il virus. E quindi di fronte a uno sconosciuto poteva succedere veramente, potevamo trovarci di fronte a una situazione diversa. In realtà siamo stati fortunati. Il virus è un virus che secondo me non è entrato con una sola persona, ma è entrato con più persone. Perché? Perché adesso noi sappiamo che 2/3 delle infezioni in Cina erano asintomatiche e quindi queste persone sono uscite prima dell'implementazione della quarantena. Certo. E quindi si sono infettati i paesi più vicini, abbiamo avuto, certo, i focolai in Giappone, in Corea. Allora, si fermi un attimo qua.